domanda sempre più gettonata. In realtà per me è sempre stato così fin dai tempi del liceo. Adesso, anzi, che ho finito il mio percorso scolastico e non sto più studiando perché sto aspettando di fare la specializzazione, in realtà mi manca tanto il poter fare entrambi, perché per me proprio non c'è stato mai l'uno senza l'altro. Non sempre è facile, però per me la chiave è stata fare due cose che mi piacessero entrambe, cioè che avessi una grande passione per entrambe. Lo studio mi ha sempre dato, mi ha sempre aiutato a organizzarmi con lo sport e viceversa. E niente, paradossalmente lo dico sempre, studiavo sempre i giorni che avevo anche l'allenamento che i giorni che magari di riposo, perché sapevo di avere poco tempo e quindi lo sfruttavo al massimo e studiavo parecchio. Invece i giorni che poi riposavo me la prendevo larga e quindi non riuscivo più a studiare. Quindi per me sono sempre stati imprescindibili l'uno dall'altro, e adesso che ho finito il mio percorso universitario mi manca un po' questo binomio in realtà. Ma sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, non è stato facile fin dall'inizio, non è stato tutto rose e fiori il mio percorso. La motivazione, almeno io mi definisco una persona con una grandissima motivazione, e sicuramente è stata quella che mi ha aiutato a continuare, a crederci sempre, non ho mai mollato, neanche nei momenti di difficoltà, ne sono uscita sempre più forte, e il messaggio che voglio dare è quello, ed è semplice, di crederci sempre. Se una cosa vi fa stare bene, impiegate tutte le vostre energie e ce la farete sicuramente.